È arrivato anche il momento del Neapolis, mister Battistini, le scelte? Le scelte sono difficili perché ho dei ragazzi che sono in ottime condizioni, si sono allenati molto bene, quindi quelle che farò saranno ovviamente dettate dalla partita e speriamo siano quelle vincenti perché è una partita che non va considerata assolutamente semplice, tutt'altro, l'avversario viene a due vittorie consecutive, è una squadra che chi conosce bene il calcio del sud, il calcio di Napoli dintorni, mi dice non ha niente da invidiare al Paganese. Quindi è un avversario che aspettiamo sul campo con grossa attenzione e grossa determinazione. Allora, lei i nomi non li fa, quindi li faccio io. A centrocampo, l'asse Benedetti Borghese potrebbe essere in discussione. E questa squadra siamo sempre stati tutti in discussione, quindi non credo sia un problema l'uomo che gioca in un ruolo o nell'altro. Dobbiamo essere tutti quanti pronti perché ci aspetta un trittico di partite importanti, un mese molto importante. Può definire bene i nostri reali obiettivi e valori, quindi vogliamo affrontarlo al meglio con tutta la nostra disposizione. Il mio grosso cruccio è quando vado a fare la convocazione, lasciare fuori i giocatori che hanno fatto benissimo in settimana, come per esempio Luchini, Giuliacci e Padovani, però i numeri sono quelli, 18 ne posso giocare, far giocare, 19 ne posso convocare, ovviamente abbiamo delle regole anche a rispettare in relazione al discorso di minutaggio, quindi mi auguro che questi ragazzi continuino a lavorare in questa maniera perché veniamo a una settimana veramente molto importante, i segnali sono positivi. Ferri Marini e Margherita, ballottaggio anche loro. Questo vediamo, relativo, più che altro questa volta non c'è neanche scelta complessiva perché abbiamo qualche difficoltà con l'infortunio Pupeschi, abbiamo convocato un ragazzo De Rossi, Laberetti, che è un ragazzo molto interessante, e lavoriamo su questo. Per il resto tu fai dei nomi e forze, io credo che è importante, al di là dei nomi degli 11 scenderanno lo spirito con cui i 18 che poi saranno in campo affrontano la partita, perché è una partita che presenterà difficoltà e per vincere, per ottenere quello che vogliamo, dovremmo essere qualcosa più che una squadra forte. Centravanti titolare chi è? Intensisti, mi sa che parlo un'altra lingua. Lavoriamo per star bene tutti quanti.